normalmente le donne dirigenti o che svolgono incarichi semidirettivi hanno un tratto di maggior concretezza, sono portate ai ruoli organizzativi perché sono particolarmente concrete. Parliamo subito di arretrato giudiziario e competenze. Dopo il Covid c'è stato un lavoro, insomma, incessante da parte dei magistrati e c'è stato lo smaltimento, insomma, di una parte dell'arretrato. Quanto incide la carenza di personale nello smaltire l'arretrato nel nostro paese, che forse è una delle malattie più gravi di cui soffre la giustizia nel nostro paese? La carenza di personale incide tantissimo. Tengo a sottolineare che gli uffici requirenti sono stati esclusi. Gli uffici requirenti, quindi tutte le procure e le procure generali, sono state escluse dall'assegnazione di personale assunto recentemente con i fondi PNRR. Quindi noi, nonostante alcuni concorsi ordinari, continuiamo a avere le stesse carenze di personale che abbiamo sempre segnalato. Un magistrato del pubblico ministero, soprattutto nella fase delle indagini, ha bisogno di essere costantemente seguito dal personale di cancelleria, perché anche nella fase delle indagini ci sono momenti di garanzia, procedure anche molto complicate da seguire, pena l'inutilizzabilità dell'elemento di prova che vuoi acquisire. Io preferivo avere una carenza nell'organico dei magistrati piuttosto che una carenza nell'organico del personale amministrativo, perché organizzandoci riuscivamo a coprire la carenza del magistrato, ma se io non avevo personale adeguato per far seguire il magistrato, non riuscivo a mandare avanti, l'ufficio era squilibrato. Gran parte di questi collaboratori, dei magistrati, cioè i cancellieri, purtroppo continuano ad andare in pensione, l'età media è molto alta, quindi tanti altri andranno in pensione, c'è bisogno di assumerne altri e professionalizzarli. È un'impresa, insomma, impossibile nel nostro paese, o riusciremo a farlo e quindi a cambiare, ad invertire un po' questa tendenza? Negli ultimi 5-6 anni, direi, si è in parte invertita la tendenza, però perché sono stati fatti alcuni concorsi ordinari, non quelli secondo PNRR. Diciamo che l'età media si era talmente allungata che a questo punto però anche quei concorsi ordinari che sono stati fatti non coprono le scoperture che man mano si creano per i pensionamenti, perché ormai abbiamo un'età media veramente alta, quindi bisognerebbe intensificare questi concorsi. Ecco, parliamo invece della riforma del processo penale e del fatto che sia passato da un processo analogico ad un processo digitale, peraltro accelerato nella fase del Covid, che ha costretto molti di noi a fare i conti, insomma, con procedure più accelerate. Questa transizione al digitale ci farà fare dei passi in avanti, sempre in tema di smaltimento degli arretrati e in tema di miglioramento e di accelerazione dei processi nel nostro paese? Non si deve pensare che la digitalizzazione risolva tutti i problemi. Molto spesso i programmi che vengono messi a nostra disposizione non sono adeguati alla complessità delle procedure. Mi spiego, sono programmi magari precisi, dettagliati, fatti bene, ma creati da tecnici, da informatici, non adeguatamente supportati da giuristi. E quindi non si attagliano, noi abbiamo veramente una procedura molto complicata, non si attagliano quelle mille particolarità della nostra procedura, e questo crea delle problematiche, le chiamiamo le false pendenze che si creano nei passaggi dei fascicoli da un ufficio all'altro a quell'altro. Ciclicamente dobbiamo provvedere a ripulire i ruoli e a sistemarli. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, invece, assolutamente non dobbiamo pensare a sostituire il lavoro del giudice
con una macchina che faccia le valutazioni del caso o addirittura assuma le decisioni, anche se nelle controversie più semplici. Non siamo a questi livelli e non sono neanche prevedibili degli sviluppi particolari nel prossimo periodo. Però, ad esempio, l'intelligenza artificiale può essere molto utile nel settore del diritto e direi anche per tutti i protagonisti, per gli avvocati, per i pubblici ministeri, per i giudici, per formare dei data lake dai quali attingere o fare studi o conoscere le percentuali di accoglimento o non accoglimento di una determinata tesi. In questo caso, questo lavoro sui dati tratti dalle precedenti decisioni, sentenze in un certo luogo, ad esempio a livello distrettuale o a livello nazionale, può essere sicuramente molto utile. Posso chiederle se ha mai interrogato in questi mesi l'intelligenza artificiale? Non che sia un oracolo, ma se, tra virgolette, anche solo per curiosità. No, però io normalmente non siamo proprio a livello del data lake, ma io lavoro costantemente con almeno 2-3 banche dati di procedimenti giurisdizionali dai quali attingo informazioni per chiarire il mio pensiero e orientare le mie decisioni. Se le dico che è donna il Presidente della Corte Costituzionale, che è donna il Presidente della Corte di Cassazione, questo le fa pensare che le donne finalmente hanno un ruolo importante anche nella magistratura in Italia? Questi esempi così eccellenti non rispecchiano quella che è la realtà della presenza femminile negli incarichi dirigenziali, soprattutto della magistratura requirente, perché nella magistratura requirente siamo veramente ancora molto poche. Se mettiamo insieme procure e procure generali arriviamo intorno al 20% della presenza femminile. Se prendiamo le procure generali siamo ancora meno, siamo veramente pochissime. Sono pochi procuratori generali, ma la percentuale delle donne è bassissima. Se ci fossero più donne nei posti di vertice della magistratura, inquirente, requirente, forse funzionerebbe meglio la giustizia nel nostro paese? Io sono sempre stata abituata a ragionare in termini assolutamente paritari. Quindi penso che se ci saranno delle donne e saranno scelte secondo corretti criteri di merito e di professionalità, le cose miglioreranno, altrimenti rimarranno come sono. Le decisioni dei magistrati in genere hanno un impatto non solo sulla libertà personale di ognuno di noi che magari può commettere un errore, ma anche sulla vita economica e quindi sociale del paese. Quanto è importante la competenza tecnico-professionale del magistrato e anche quella valoriale quando prende queste decisioni? Importante sia l'uno che l'altro aspetto, ovviamente. Non a caso le nostre valutazioni ci portano proprio a sottolineare, ad esaminare e sottolineare tutti questi profili. Profili di equilibrio, di autonomia, di indipendenza e poi tutti i profili professionali. Diciamo che il nostro lavoro rispetto a quello, ma in genere insomma anche quello dei miei collaboratori, è un lavoro che ha qualcosa in più e deve mantenere questa spinta emozionale in più, che è la convinzione, spero non solo illusione, di fare qualche cosa per gli altri. Se tu perdi questo valore in più, tu perdi il senso di questo lavoro, che poi è quello che ti fa andare avanti in mezzo a tante difficoltà, in mezzo a tante incomprensioni, in mezzo anche a un almeno parziale discredito sociale. Quanto le dispiace la spettacolarizzazione della giustizia, il fatto che molto spesso certi processi si celebrano più nelle aule televisive piuttosto che nelle aule, ecco, dei tribunali? E che cosa si può fare per cercare di equilibrare un po' meglio l'esposizione mediatica di certi casi che hanno
sicuramente un forte interesse pubblico, però spesso poi sconfinano anche nella morbosità. Le dico una considerazione che mi è capitato di fare con i miei sostituti quando sempre facevo il procuratore in primo grado. Cioè, ci rendevamo conto che finché il caso, soprattutto un caso eclatante, l'omicidio, la rapina particolare, aveva una limitata rilevanza mediatica, noi riuscivamo a lavorare bene. Quando invece si scatenava un particolare interesse mediatico, il nostro lavoro diventava più difficile. Tenga conto che l'attività del magistrato, anche del magistrato inquirente, non è un'attività destinata a rimanere segreta. Ci sono dei momenti che devono essere segreti, dopodiché questa attività è svolta nell'interesse pubblico e deve essere conosciuta dal pubblico. Adesso c'è un effetto distorto del sistema, per cui tutta l'attenzione si concentra sulla fase delle indagini, spesso anche la fase delle le primissime fasi di indagini, che invece sono le fasi che devono rimanere coperte. E ad esempio io noto, e mi dispiace, non c'è interesse all'esito dei processi. Nel mio piccolo, quando posso, io richiamo l'attenzione all'esito dei processi, addirittura alla fase dell'esecuzione della pena, perché tutto deve essere poi alla fine portato a esecuzione, altrimenti abbiamo semplicemente investito delle risorse, abbiamo sottoposto le persone ad un processo lungo, tormentato, e poi arriviamo ad un esito inconsistente. Le persone, l'opinione pubblica dovrebbe essere condotta, dovrebbe essere abituata a esigere l'esito del processo. Ragioniamo spesso in termini, diciamo, di Europa, ce lo chiede l'Europa, l'istituzione della Procura europea e la qualità della cooperazione dei sistemi giustizia dei paesi europei. Qual è il suo giudizio in questo caso? La collaborazione internazionale in Europa e anche fuori Europa con alcuni paesi è ottima. È ottima. E necessariamente deve essere così. Il crimine non conosce frontiere, quindi con le facilità di trasferimento di denaro, di trasferimento di merci che abbiamo, si figuri, se non puntiamo sulla collaborazione internazionale siamo finiti, non riusciamo più a seguire determinati fenomeni criminali. Detto questo, la Procura europea è un istituto di grande significato, ovviamente, però è a mio avviso un po' frutto di un compromesso. Ha una serie di competenze ampia, che può anche diventare più ampia con una possibilità di allargamento ai cosiddetti reati connessi a quelli principali di competenza della Procura europea. E prevede l'intervento di questo nuovo organismo di indagine e di accusa, ma poi il giudizio prosegue davanti a un giudice nazionale e con le regole del paese dove si è verificata, dove è stata radicata la competenza di quel determinato fatto criminale. Quindi vede, è un po' un compromesso. Personalmente, per diciamo fare un passo veramente importante in avanti, avrei forse puntato, ma lo prenda, è un'opinione assolutamente certo, personale, su una competenza magari più ristretta della Procura europea, ma anche sull'istituzione di un giudice europeo e forse anche di un codice, di una procedura unificata.